Amici di Lux84 Channel e di Pianeta Commodore, benvenuti a un altro mio video. Un video che era un po' che non facevo qualche videino e ora è giunto il momento di fare un bel videino da mettere qua, una bella unboxing di quelle col botto come piacciono a me, come vi sto abituando. Allora, innanzitutto grazie per il supporto che voi mi date, per cosa fate per me. Leggo commenti, ma non ho mai il tempo materiale veramente di mettermi lì e rispondere uno a uno. Cerco piano piano con il tempo di poter ovviare a questa mia lacuna, quindi scusatemi a chi di voi mi contatta. Ci sono veramente tanti di voi che mi contattano chiedendomi magari dei pareri, dei consigli, ma io piano piano cerco di rispondere uno alla volta e mi trovo purtroppo in questa condizione. Non avrei mai immaginato che avrei, fra virgolette, ottenuto tutto questo, chiamiamolo successo, 990 utenti. A me me ne bastavano già 30. Comunque, facciamo una bella cosina, via. Siccome stasera siamo qui, allora arriviamo a il motivo di questo video, ovvero un unboxing di delle belle fatte col botto come piacciono a me. Allora, prima di tutto, importante, voglio segnalare a tutti quanti, se volete fare degli acquisti retroludici e retro computer, retro console, di tutto, retro giocattoli, di tutto, vi consiglio in maniera proprio indicativa e inderogabile, vi consiglio Ted Henry Retro Games and Toys, gruppo di Facebook gestito da buon Andrea e Henry, che vi daranno appunto, fanno varie dirette, cose varie, insomma è un bel ambientino, un bel salottino, no? Come si è coniato questo modo di dire, il salottino per eccellenza, con le loro dirette che dicono che fanno vedere il materiale che loro possiedono, che mettono a disposizione per tutti quanti a dei prezzi veramente, a mio parere, più che buoni, ecco, non i prezzi alla quale siamo abituati, che chiedono tutti questi soldi per un troiaio, ecco, non è che vi vendano troiai, ma perlomeno loro prendono tante cosine e ve le offrono a prezzi giusti, ecco. Poi quando c'è la roba buona, e quella, ragazzi, e va pagata, c'è un po' da piangere. Veniamo un po' a vedere cosa contiene tutto questo. Vediamo un po', è stato un pochino lungo questo preambolo, credo che mi scusiate, ma io ci tenevo a fare un video apposito, perché io ho fatto altri video di unboxing, chi mi conosce lo sa, li ho postati magari su vari gruppi alla quale faccio parte, però era giusto anche dedicare un momento anche al mio canale YouTube per diffondere questa cosa qua. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Erano due oggettini, era un oggettino che io volevo, e io non riesco stasera a capire bene col volume come sono messo, se mi sentito o no. Qui abbiamo una scatola, dentro la scatola, e già qui la dice lunga come vengono impacchettate le cose. E quindi scatola nella scatola. Piano piano a scartare questa roba ci sarà una scatolina o sì, perché la realtà è quella. Sto scherzando. Ecco, oh. Allora apriamo la seconda scatola. Vediamo un po'. E dentro c'è un'altra scatola, se non sbaglio. Io so che molti di voi stanno aspettando il video di Vico Retro. Presto lo finisco di montare e vi posto anche quello. Non vi preoccupate. Allora. Dunque. Delle volte ci vorrebbe la terza mano, eh? Avete presente la terza mano? Dalla dimensione si capisce cos'è. Ma questo è un bel lettore, come sapete io sto attento a queste differenze e io l'ho visto, è differente e lo volevo. Ed eccolo qua. 1541C, questo è il floppy disk drive creato per la nuova gamma di Commodore 64, ovvero quella che vedete lì, 64C, quella rinnovata, e fecero appunto la versione nuova del 1541,
che non era più color biscottone, ma era questo color cremino panna, misto panna. Questo qui in genere, in particolar modo, è differente da quello che ho. Perché? Perché ha il, ancora la vecchia, il vecchio lettore, questo, che è a serrandina, ok? Di solito, il 1541, di solito, non è che ce n'è meno di questi e più degli altri, di solito il 1541C ha, lo si trova con la levetta, così, e quelli di solito sono made in Japan. Questo dovrebbe essere, ve lo dico subito, non un made in Japan, ma un made in Germany. Vediamo un po' dov'è, e invece il made in Taiwan, ecco, vedete? E mi ha fregato, è un made in Taiwan, quindi un made in Japan pure, cioè, è giapponese pure questo, è pure questo giapponese. E allora, forse la meccanica, comunque, questo tipo di sistema era di solito sul 1570, ovvero drive destinato al Commodore 128, però come sappiamo ragazzi, Commodore ci ha abituato a una serie di accrocchi incredibili, ovvero gli oggetti come questi, quando usciva il modello nuovo, non è che esce l'iPhone 6 e l'iPhone 6 è diverso dall'iPhone 5. L'iPhone 6 è come se Commodore avesse prodotto l'iPhone 6 con prodotti avanzati dell'iPhone 5. È uguale, eccolo qua, 1541C con i pezzi avanzati del 1570 o dei vecchi 1541, ma di color bianco. Questo era per piccolo cenno storico. Abbiamo i suoi cavi, ecco, questa è la cosa importante, il cavo seriale bianco, quindi è il suo, no? E il cavo d'alimentazione bianco, perché non c'è peggio cosa di vedere un drive bianco con cavi neri. Non c'è peggio cosa. Questo cos'è? Perché dopo fanno anche stomaggini, queste cose. Cazzo! Bello! Guardate bello! Commodore 64, Viking Soft Centro Software. Ecco, questo non era in ping pong, calcio, passing shot. Dunque, quattro giochi. Ma guarda che spettacolo, perché giochi te c'è qua dentro. Dopo riprovo. Turrican, Final Fight, Outrun, perché mi hanno sprecato un disco Commodore per salvarci sopra un giochino e dentro c'era la demo dischette del 1541, perché? Ma mica l'ha fatto chi me l'ha dato, è un classico, uno si arrangiava a quello che poteva avere. Comunque bellino bellina questa cosa qua della confezione porta flop. E poi qui abbiamo io quando leggo messaggi, perché poi è bello, ah, vediamo un po' dove vanno a fare la spesa sti ragazzi, perché loro stanno al nord, vediamo dove vanno, ecco, vedi la gente, i benestanti, vanno mia al Penny o alla Lidl, vanno lì per coppe. Allora dai, sono due ragazzi spiritosi. Ah, questo era un pacco che mi doveva arrivare da Andrea per un favore che gli ho fatto, questo io non l'ho pagato, è stato molto gentile a avere questo pensiero per me, e lo ringrazio, perché insomma è andata così, io gli ho dato una mano a una piccola assistenza che aveva da fare per un oggetto che non funzionava, non che io l'ho riparato, ho cercato di mettermi a disposizione sua di un oggetto che aveva venduto, che aveva avuto purtroppo qualche problemino, e per capire bene cosa potesse avere, io mi sono permesso, ecco, di dare un mio consiglio per poter far risolvere meglio la questione, perché cioè, Andrea e Ted quando vendono gli oggetti lo fanno con passione, però guardate bene, come tutte le cose, la gente che vi dice questo oggetto è funzionante, testato 100%. Ricordatevi ragazzi, questi oggetti hanno 30, 35 anni, 25 anni.
tutte le volte che voi spengete l'oggetto, potrebbe essere per l'ultima volta. Sappiatelo. Purtroppo è così. È la amara e cruda realtà. È la legge del gol, ragazzi. La regola dell'amico. Allora, qui cosa c'è? Buste, bustine, ma... vediamo un po'. Vabbè, io mi tocca fare le due stanotte qua, tanto io faccio sempre tardi. No, mi dispiace per voi che state qui a vedere questo. Tanto dite che vi garba. Ma guardavi, è questo, ma guarda qua, Super Mario, questo bellissimo, bellissimo, ma bellissimo Super Mario, guardate che bellissimo. È stupendo. Grazie Henry e Ted e Andrea, tutti quanti. Ma porca puttana, vi dell'altro aumenta la roba. Una cassettina Paperotto, questo è un Super Play Games. E mi ci ha messo anche la James Bond, la macchina 007, la DB5, meravigliosa. Ma sono queste le cose che più apprezzo di questo pacco. Andrea, Henry, siete... Questo è un pensiero di Andrea. Non che Henry abbia fatto da meno perché mi ha dato una vagonata di floppy. Ma mi piace queste cose. E vediamo cosa c'è qua. E rido perché riderete anche voi. Vedete anche voi dalla forma cos'è o che ci sarà mai lì dentro. Comunque pacco tutto fatto a modino, ancora busta nella busta. Oddio, come Superman. Data set. Per il buon Luca. Oh, da tassettino che ha bisogno delle sue belle cure, però è bellino completo, col suo manualino, eccolo qua il manualino, col suo certificato di garanzia. E questa è la cosa più bella. Per il buon Luca. Cosa c'è scritto qua? Oh, io leggo, Il tassetto non è un granché, ma ci sono manuali. Io leggo, Ciao Luca, innanzitutto grazie, mi hai aiutato un sacco di volte togliendomi da alcuni impicci senza mai volere niente in cambio. Questa volta nel mio piccolo provo, seppur in modo modesto, a iniziare a sdebitarmi. Ti ho lasciato degli omaggini, spero siano di tuo gradimento. A presto, Capitan Commodore. Andrea, grazie, queste sono le cose che a me mi piacciono più di tutte. Insomma ragazzi, che dirvi, ci voleva per concludere la serata questa bella unboxing così. Ragazzi, Andrea, Ted, io vi ringrazio, Andrea e Ted sono la stessa persona, Andrea e Henry, la stessa persona, e io faccio casino. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi a Ted Henry Retro Game and Toys, perché veramente lì fate affari d'oro, ve lo posso garantire. Gruppo Facebook che vi consiglio di andare a cercare e iscrivetevi anche a Pianeta a Pianeta Commodore. Iscrivetevi al mio canale, fate come volete, cerchiamo di essere tutti gentili e tranquilli, senza fare tanto rumore, chiasso e parlare male degli altri per farsi spazio a gomitate. Ciao ragazzi, un bacio. Iscrivetevi, un bel mi piace e alla prossima. Ciao. Con gli occhiali è meglio che sembra più vecchio. Ciao.